Cari compagni di avventura, mi sono messo al lavoro sul video quello sul significato della D e su che cos'è il tesoro presente all'Aftel, però quel video probabilmente arriverà settimana prossima perché sarà molto lungo, molto corposo, ci sarà molta carne al fuoco. Quindi ho deciso di proporre per oggi un video molto discorsivo in merito però alla figura di Im, a ciò che sappiamo e a ciò che possiamo dedurre da quelle pochissime scene in cui la vediamo comparire. Perché comunque sì, per me alla fin fine sarà un personaggio femminile. Non parlerò comunque del fattore estetico del personaggio e di ciò che Oda ci comunica attraverso il suo design, perché comunque, al netto del fatto che Oda sceneggia a partire dalla resa visiva, io quell'argomento l'ho già trattato in un vecchio video, quindi al massimo ve lo linko da qualche parte o nei commenti, non lo so, così in caso se ve lo siete persi potete recuperarlo. Oggi parliamo della caratterizzazione del personaggio e più dell'aspetto psicologico e perché no magari anche potenzialmente tematico legato a Im. Chiaramente è una chiacchiera, non una teoria, badate bene, è una chiacchiera, è un video di riflessione, non scrivetemi nei commenti bella teoria, mannaggia a voi. Comunque, Im ci viene presentato come un personaggio estremamente misterioso, completamente nascosto agli occhi del mondo, infatti nessuno sa che lui è l'unico personaggio esistente sul mondo di One Piece che può sedersi sul trono vuoto. Magari un personaggio eterno, magari non lo è. Magari immortale, magari è eternamente giovane perché non può invecchiare, chissà per quale motivo. Noi non sappiamo tutte queste cose, però comunque ciò che sappiamo rende già di per sé molto affascinante questa figura. Perché per l'appunto, anche togliendo la questione visiva della corona che il personaggio indossa, perché è evidente che sia una sorta di corona quella che sta indossando sopra la cappoccia, la corona in sé, a livello di simbologia, ha un sacco di significati. Infatti, nella storia dell'umanità, nelle varie legalità esistenti, nelle varie sovranità esistenti, la corona, piena di gioielli e pesante in quanto a proprio peso materiale per l'oro, lo sfarzo, eccetera, eccetera, non era solo simbolo del potere, no, economico e politico del sovrano, ma doveva essere anche un simbolo del peso che aveva quella corona sulla persona. Una corona estremamente pesante posta sul capo di un sovrano ne limita anche i movimenti, lo fa sembrare quasi goffo, per appunto costretto nella posizione, perché deve comprendere anche il peso della sua carica politica. Questo è, a livello simbolico, no, il significato della corona. Quindi Im, che ce l'ha giga enorme, dovrebbe voler dire che ha un peso, no, politico e sociale estremamente grande. Visto che anche un video di chiacchiera vi racconto questo aneddoto che secondo me è estremamente calzante per il discorso che stiamo facendo. Cioè, la corona dei reali inglesi. Considerate che prima di fare, no, la sfilata in giro per la piazza o quello che è in cui vengono incoronati i sovrani britannici, devono tenere nelle proprie stanze al chiuso senza che nessuno li noti per un paio di ore quella corona, per abituare il proprio corpo a sorreggere quell'enorme peso, per sembrare appunto un po' meno sfigati poi quando il pubblico li vedrà e verranno fotografati, video ripresi, eccetera eccetera. C'è proprio una questione, no, molto grande sulla simbologia che deve dare il concetto di una corona. E perché vi faccio questo discorso sulla corona parlando di Im? Perché se assumiamo che Im ha per l'appunto il peso del futuro del mondo nelle proprie mani, perché può decidere quali luci spegnere, quali isole far letteralmente detonare e scomparire dalle mappe, è altresì vero che al netto di tutta questa potenza, al netto di tutto questo potere, sia politico che anche fisico, seppur non sappiamo quale sia l'arma, il personaggio di Im è estremamente solitario. E non è solo una questione di essere da soli, è proprio una questione di essere la persona meno libera che esiste sulla faccia del pianeta. Un individuo che non può uscire dalle proprie stanze, che non può lasciare il castello, che non può farsi vedere da nessuno, che probabilmente ha una stanza sua e se qualcuno entra quello deve morire perché non si può sapere nel mondo che esiste la figura di Im. Capite bene che non può stringere rapporti, non può avere amicizie, non può socializzare, non può avere una vera vita, non può viverla questa vita che ha, seppur, ribadisco, sia l'individuo più potente esistente nel mondo narrativo di One Piece. Niente feste, niente brindisi, niente ristorante, niente sparring con un amico, non può fare niente di tutte le cose che, per esempio, vediamo fare la ciola protagonista. Im, insomma, seppur sia un personaggio che può rendere schiavi un sacco di individui nel mondo, senza problemi, con uno schiocco di dita, allo stesso tempo è un personaggio che è schiavo del proprio ruolo e del proprio potere, che è, a livello concettuale, tematico e narrativo, molto bello come, no, ideale da trasporre e da buttare su carta, soprattutto in un fumetto, comunque,
per ragazzi. In tal senso, la contrapposizione ideologica con il protagonista è proprio lampante. Ruffy anela la massima libertà, vuole essere l'individuo più libero del mondo, vuole poter fare tutto ciò che vuole, quando vuole e come vuole. Ed è chiaro che lui abbia un obiettivo che è letteralmente ciò che Kim non potrà mai avere. Questa cosa è molto bella e, se imbastita da Oda in un certo modo, chiaramente poi avrà un peso narrativo molto carino anche da leggere, che potrebbe anche farci rivalutare un pochettino la malvagità del personaggio di Im. Im, in tal senso, potrebbe essere quel tipo di personaggio che si assume, rispetto alle altre 19 famiglie di draghi celesti che hanno piantato la spada davanti al trono mentre lui se l'è tenuta e se l'è portata nella sua stanzina privata, potrebbe essere quel personaggio che si fa carico dell'onere di mantenere la pace appena guadagnata. Dopo un secolo che è dovuto essere cancellato dalla storia, un secolo di guerra e di conflitto in cui un popolo è praticamente sparito, è scomparso, cancellato dall'esistenza, Im potrebbe essere quel personaggio che ha proposto all'epoca una pace, un modello di pace, non perfetto, ma il migliore che si potesse avere, e che per 800 anni l'ha continuato a mantenere saldo e ancorato lì. Però quella pace, quel sistema, necessitava che lui venisse dimenticato, che lui si isolasse dal mondo. Che a livello proprio narrativo non è una cosa nuova, è già stato utilizzato un sacco di volte sia nei romanzi che in film e serie TV, però comunque, ribadisco, è sempre molto efficace e sempre, secondo me, molto carino. Lineare, semplice, ma efficace. Una cosa di questo tipo viene anche espressa, per esempio, a più riprese con l'opera Naruto, dove per l'appunto viene riproposto da vari personaggi un modello di pace e questi qui cozzano con gli ideali del protagonista, che poi propone il suo e che alla fine scopriamo funzionare, perché unisce la gente, si forma la pace, non ci sono più guerre tra i ninja, eccetera eccetera. Si può proporre una cosa di questo tipo in salsa One Piece, ed è anzi probabile che verrà riproposta una cosa di questo tipo in salsa One Piece, perché la componente fantapolitica non solo è ampiamente salda alle opere della generazione degli autori di Eiichiro Oda e Kishimoto, che infatti sono pure amici tra di loro, ma è proprio anche abbastanza intrinseco nell'opera One Piece per quello che abbiamo visto fino adesso, perché di base conflitti, guerre, Vegapunk che cerca la cura alle guerre attraverso la tecnologia e l'energia, insomma c'è questa tematica di fondo. Non riesco a escludere a priori che non ci sarà un confronto ideologico tra protagonista e Im di questo tipo. Tra l'altro, se Im eventualmente fosse immortale, scocciato, triste, depresso, che capisce che non può continuare così il sistema, mi sembrerebbe anche molto affine a molte storie che ho letto nel corso della mia adolescenza, soprattutto di personaggi che erano immortali ma anche loro scocciati dalla vita, che aspettavano arrivasse la persona promessa, destinata a farli fuori per trovare la pace interiore, o che insomma magari banalmente proponesse un sistema migliore di quello vigente. In tal senso Joy Boy, che sarebbe praticamente colui che porta la pace e che libera i popoli, non solo libererebbe il mondo di One Piece dal gioco dei draghi celesti, ma magari libererebbe anche Im dalla sua condizione di schiavitù legata alla carica che ricopre, che, ribadisco, renderebbe il personaggio più grigio, e a me comunque sta cosa piacerebbe un sacco. Se fosse così, sempre volendo fare un discorso di chiacchiera, mi raccomando, andrebbe completamente rivista la scena di Im che si pone di fronte al cappello gigante nella cripta di Marijuase, perché a quel punto non è un Im che teme quel cappello, che teme il ritorno di Joy Boy, è un Im che non vede l'ora che torni Joy Boy, che ritorni Nika, che ritorni quel salvatore, quel liberatore, per proporre un sistema migliore. Perché no? Cioè, la scena è così ambigua, Oda l'ha messa giù in maniera così poco descrittiva, che molte sono le possibilità, molte sono le ipotesi fattibili a partire da quella scena, e se un'interpretazione negativa è possibile, lo può essere anche in positivo. Dipenderà poi da come la metterà giù con le spiegazioni vere e proprie. Magari col prossimo capitolo qualcosa scopriamo, chi lo sa, però intanto direi che ho buttato giù abbastanza idee, quindi sbizzarritevi nei commenti. E a proposito dei commenti, io vi ringrazio per i commenti pazzeschi che state scrivendo negli ultimi giorni, una roba bella, bella l'interazione che stiamo creando, e tra l'altro l'idea di questo video è nata proprio nei commenti, perché un ragazzo di cui non ricordo il nome perché sono una persona orribile, non ricordo il tuo nickname, ma questa proposta di argomento è arrivata nei commenti, era fighissima, ci ho pensato per tipo una settimana, ho detto ah, troppo bello, devo esprimerlo in video questo pensiero, quindi grazie, grazie per i commenti. Non ho altro da dire, Patreon come al solito, se volete darci una mano,
Pampling adesso c'è un'offerta pazzesca, volendo, quindi se maglie, scarpe, calzini, roba, costumi da bagno anche, roba nerd, anime, manga, bla bla. Se prendete due maglie, vi regalano una terza, sconto praticamente di 25% su tutto il sito, maglia 12 euro, un fracco di roba, ordini gratuiti sopra i 50 euro, un sacco di roba, insomma, in caso date un occhio al sito, codice sconto RONI93 come al solito. Basta, fate i bravi, mangiate le verdure, ci vediamo al prossimo video, alla prossima live. Stasera sono ospite, se ho fatto bene i conti e se non salta la live, da Hugh, quindi in caso passate. Hashtag tofu, perché me lo farò piccante per cena, quindi dai, fate i bravi, alla prossima, bella a tutti.